Finalmente inizia il campionato, siamo arrivati a Valencia. Ovviamente, come già sapete, a me non piace arrivare in autodromo all'ultimo, per cui siamo già qua da ieri. Oggi è giovedì, ovviamente la situazione è totalmente vuota, ancora non c'è nessuno. E cosa c'è da fare? Capire dove siamo, capire dove è il team e poi si può iniziare. Oh, vedo già quello che voglio vedere. Car Racing, Double V, la NASCAR è qua. Per cui, siamo nel posto giusto. Buongiorno. Buongiorno, ciao. 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 Selfie con Stefano Sciarca, adesso vi raccontiamo chi siamo e cosa siamo qui a fare. Il giovedì, tutto sommato, credo sia la giornata meno interessante da mostrarvi. Lavori di routine da svolgere, preparazione e test. Se devo riassumere in poco, un'altra giornata sfigata, nel senso, fammi spiegare. Ultimo test a Magione, mezzo buttato via a causa del maltempo, e oggi ci aspetta un'altra sorpresa che vedrete tra poco. Claudio però ha sicuramente un modo più romantico del mio di vedere il giovedì. Giovedì è il giorno in cui, nel primo giorno di scuola, tu ritorni, vedi tutti i tuoi amici, i tuoi amichetti, come è andata l'estate, invece qui come è andato l'inverno, mi sono spaccato con lo sci, mi sono tutti, quindi è bello sempre, come era quello che ci dicevo nell'intervista, è bello tornare nel circuito, è bello trovare la gente che conosce, è bello trovare la gente che sorride, tanto oggi siamo tutti uguali, quindi finché non entriamo in pista finché non ci sono abusi. Esatto. Quindi cosa c'è da fare ora? Trovare il sottopassaggio, ce ne dovrebbero essere due ma non sappiamo ancora dove, o meglio, non so io, e andare a vedere le macchine in pista. Dalle indicazioni dovrebbe essere questo, non è anche tanto difficile da trovare, ma è chiuso. Andiamo. Let's go, andiamo! In realtà era più facile, molto più facile, bastava camminare in pit lane e là in fondo avrei raggiunto lo stesso posto. Vabbè, viva l'entusiasmo! L'unica cosa che non capisco e che mi preoccupa è che non ho ancora visto la macchina gialla di Claudio Vladimiro. Spero non sia successo niente. Cicciona! Perché io ero a aspettarvi e non ho visto nessuno? Perché tutto quello che tocca a Vladi si rompe. Esatto. No, è un gioco, la retro difettosa si è sgranata e non abbiamo ancora usato la retro, però l'ingranaggio si è rotto e quindi siamo fermi aspettando un cambio da mettere sulla macchina e speriamo di fare qualche giro. Però tutto quello che tocca a Vladi si rompe. E siamo al venerdì, differenze con ieri, oggi abbiamo pass media, casacchina, seria tra l'altro, non il solito giubbottino arancione sfigato, ma tasche che tra l'altro mi regalano perché è l'ultima volta che lo useranno e se ne sbarazzano. Perfetto! Il guardo di Vladi è piuttosto espressivo, nonostante stia cercando di mascherarlo, è facile capire che non si sia trovato perfettamente a suo agio con questo primo setup. Claudio chiaramente vuole informazioni, ma con un cenno sottilissimo e molto educato, Vladi fa capire che non ci siamo, tutto questo solo per rispetto del team. Così Cap con calma lo segue per ascoltare cosa da dire, mentre io ho usato lo zoom della telecamera per lasciare i giusti spazi. No, in generale, the car is in the tire, it's like we are... The tire is feeling very light. It's not ready to put the lap time down now. We have the same problem like last week. We didn't try the change, but it was a super solo. Thank you.
prima? Prima c'era, la perdevo a metà curva, c'era molto sovrasterzo. Ok, aspetta. Adesso. Daddy! Siccome mi diceva le solite cose Vladimiro, le solite impressioni, penso che ci sia anche Vladimiro, mi dispiace. No. Che mi avviso da ultima ruota del carro, mi sembra la cosa più giusta da fare. Oltre al fatto che Vladi conosca la macchina di Academy da più tempo, è meglio così che un passaparola. Cosa? Have you got same problem? Yeah. Yeah. Enter and middle. Enter the car like this. But click. I prefer like this. So the front is very good. The front is very good. The rear was shit. So you agree that we are losing traction. The car is not ready to put the power at goal. Yeah. It's losing time at the same place. Yeah. But now it's better. Maybe they can improve and look the way is the correct. The feeling could be that. The car up more in the rear when you brake, it's possible. Mm-hmm. Yeah, good. But then when you accelerate? Yes, down. And the better in the braking too. Better in the braking? Yeah. My opinion is that if we can get this to work, it should be way better because there's a lot of good parts to it. Then going back to the old ones. I think if Claudio being better now, because what happens is when you stack the springs together, they actually get lighter. Because the first spring, the short one, collapses down. When you start to load it, you get that nice turn in, but then you get the transition when it's all locked together, and then you get the blue spring. Ok, adesso iniziamo a entrare nei tecnicismi e nei particolari, ma la cosa che sto osservando io è un'altra. Come ti dicevo nello scorso video di Magione, Bill ha un background nel motorsport da paura, sa cosa deve fare e come farlo al meglio. Chiunque nel team sa questa cosa e gli porta sempre il dovuto rispetto. Difatti, come puoi vedere adesso, quando Bill parla, si ascolta. Discorsi e confronti proseguono per qualche minuto per assicurarsi che le idee di tutti quanti siano allineate, che si riesca a procedere nella giusta direzione per entrambi i piloti. Ma nei box non ci siamo solo noi. Hey, do you have a second? The most famous car on the grid. You received some comments on your colors? Yeah. Yes? I mean, it was just a bit different. Keeps you. People might not know my face, but they know the car, they know the colors, so. Exactly. Yeah, I mean, means you can see it pretty well on TV as well, so okay. I mean, see how it goes. We just had to put a new engine in the car from earlier this morning, so we're just going to go out and run that in for a little bit. So yeah, the car will be driving pretty slow around, so yeah. Okay, can't give you time. It's alright, man. Bye bye. I wonder where I am, who I am by now. Just another minute till we sisters sign off. So if you're not with it, wave bye bye bye. But yeah, I got a third eye. I don't do receipts, I'm a witch. Fill me up for my switch. I'm a bitch. I'm a devil in disguise. But I'm hypnotized. They don't even know if they're in the past. Ma sono mai. Ora, sto aspettando le analisi per vedere l'ideal. Almeno mi tiro sul morale perché tra il traffico. L'errorino era in fondo che il punto di staccata non lo... L'anno scorso c'era un bel segno in terra di una sgommata, avevo preso quello, mica riasfaltato. Quando ti prendi il profilo, tira dietro la pancia. Macchina, no, va bene. Simone, abbiamo ancora chiacchierato noi. Come sta andando il tuo weekend? Non tanto bene per i vari problemi che abbiamo avuto in queste prove libere. Sì, però sono problemi che solo un neurologo gli può risolvere. Quindi neurologo della macchina. Ti massacra. No. Aspettiamo uno bravo che metta due elettrodi in testa e vediamo cosa succede. Sindaca è arrivata poco dopo il mezzogiorno e dove? C'era sempre il He doesn't know how to use really? It. Oh, you are just as bad as my father then, huh? Okay, Claudio is okay.
No, io sto. Questi boomer. Ma dentro Wi-Fi. Dentro Wi-Fi. Thank you so much. Fai tutti per yes. There we go. Ma che bello. Live vuol dire che si muove anche. Ciao, Messi. The first time in NASCAR in Europe, your experience in racing, which is what it is? No. I'm already past the 6 years. Uh-huh. Yeah, NASCAR. Oh, really? 6 years? Yeah. How do you see this year? I don't know. Every time newcomers coming, then level is very high. So it's difficult to judge now. Get to the podium, but it's very fun. Good races, good car, and good organizer and good people. Yeah, good people, yes. Okay. Il sabato prosegue nella direzione dell'intrattenimento. Il paddock si riempie di muscle car, baracchini con paninazzi luridi, mentre nell'aria c'è sempre più profumo di Stati Uniti. Oggi però in pit lane non siamo da soli. Farci compagnia Clio Cup e M2 Cup come gara di contorno. Ma divertimento a parte, tra poco c'è da andare là fuori per far segnare il tempo più basso possibile e le facce da qualifica iniziano a vedersi. E ora vi lascio godere in silenzio un giro di qualifica a bordo con Cup. Posizione 5 grande 5 tra l'altro con 28 centesimi. Così Cup lascia tutti quanti soddisfatti della sua quinta posizione, mentre Vladi ha riscontrato qualche difficoltà in più che l'ho lasciato un po' indietro. Una cosa bellissima di Vladi è che è sempre affiancato dal padre, persona posata e disponibile proprio come il figlio. Meccanico di professione che laddove ha richiesto un piccolo aiuto, non si è mai tirato indietro. Ora l'attenzione inizia a farsi vive, le facce cambiano espressione e tra poco si regolano in campo. Cap, come ti senti? Agitato, è la prima della stagione, è la prima volta. Viva la sincerità!
io meno mi parlano in cuffia meglio è. Io ti dico le cose essenziali, quando serve, se ti devo caricare ti carico, se no non ti rompo il cazzo. Come al massimo ti chiedo qualcosa io. Se bravo, se hai richieste qualsiasi non ti fare problemi, io sono sul pezzo, ti ascolto sempre. Scusate, ma questa cosa mi casa una cifra. Tutte queste persone sono in fila per fare la foto con Claudio. Ditemi se esiste qualcosa di più bello di questo. Per favore, anche salire via le pariglia. Siamo alla prima Valencia, la prima gara del campionato Euronasser con Claudio, tutto il pubblico. Seguiteci sempre sui canali e cercheremo di tenervi aggiornati su tutto l'evolversi del campionato di Claudio. Tra tutti gli appassionati supporter di Claudio c'è un piccolo gruppo che si distingue, le Couples Girl. Loro non sono un qualsiasi trio di fan, sono le sue migliori amiche del liceo, con le quali condivide ancora un rapporto di amicizia bellissimo. Anche la macchina che lavora mia mamma. Certo, vieni. Poi dopo ce le presenti, eh? From Italy. From Italy. We have got Francesca. The tricky name is Braga. Then, so sorry. Then. Perché lo stiamo facendo in inglese? The youngest, perché siamo nell'americano, no? Ah, ok, ok. La nasca. Then the youngest one, Miss Mint, that in Italian is Menta. Menta. Laura. And then this is Miss Mussi L'Angolo, because when the angle is this, Miss Mussi is like così. Monica is the taller one. Ma ridendo e scherzando, ora siamo arrivati al momento più bello di tutto il weekend. Drivers, start your... Siamo sul rettilineo qualche attimo prima della partenza, la primissima partenza per categoria 2 di quest'anno. Winster, Dubek, Toffel e Schober davanti a Claudio, seguito da De Groot e Dombrowski. Sembra una buona partenza come al solito, ma nulla di particolare, bisogna vedere l'uscita della curva 1. Si mostra all'interno di Toffel, il quale prontamente va a chiudere. Claudio finisce a frenare così affiancato a Schober, che però scorre più veloce all'esterno, mentre Dubek e Winster davanti comunicano sportellando. Schober riesce a mettersi in una posizione vantaggiosa all'esterno di Toffel e Claudio cerca di fare lo stesso, ed è un'ottima scelta perché Linster finisce largo portandosi dietro la 3. Claudio guadagna subito due posizioni, ma De Groot al suo interno, con gomme poco pronte è obbligato a passare sulla parte gommata, ma riesce a resistere e tiene la posizione. Ok, considerata la distanza che già stanno prendendo i primi due, Cap in questi giri dovrà pensare di più alla minaccia del Groot prima di essere libero di fare il suo passo senza pensieri. Lo vediamo arrivare deciso in curva 1, ma De Groot un po' più largo recupera qualche metro e si affianca subito in curva 2. Claudio però prosegue per la sua linea come a far capire le sue intenzioni. Non perdiamo tempo. A metà di curva 5 però Claudio perde il posteriore, il che lo espone enormemente a De Groot, già pronto a passarlo. Così si toccano leggermente, ma Claudio riesce a resistere, adesso deve proseguire a difendersi. Questo rumore sembra un urto, ma non lo è, non capisco cosa sia, probabilmente solo un rumore della trasmissione, ma poi è tutto ok. De Groot si fa sempre più vicino, fino ad essere appiccicato. Per l'ingresso della 5 Claudio si allarga bene per farla più forte possibile, ma una cattiva gestione della gomma nei primi giri lo porta a un fastidioso sovrasterzo, così da mettersi nei guai. Ma ora arriva il bello, al primo minimo contatto del muso di De Groot si sbriciola come un uovo di Pasqua, lasciandolo del tutto compromesso. Inoltre Schobert è già pronto per approfittarne, così Claudio non ha un attimo per respirare. Al giro seguente Schober esce molto bene da curva 5 e non ci pensa due volte a buttarsi all'interno. Claudio saggiamente tiene la sua linea ed evita di perdere tempo. Come avete visto, un'inutile lotta per non perdere una posizione potrebbe voler dire perdere anche due, e Dombrowski non è molto lontano. Adesso Capo non può fare altro che seguire il più possibile Schober e fare il suo miglior ritmo.
giorno seguente prosegue invariato e ci pensa Simone Giussani a dare un po' di spettacolo. Lo vediamo sul rettilineo in lotta con Ken Komiura, mentre entrambi si trovano a dover passare De Gretta ancora in difficoltà dal tocco con Claudio. Giussani interno a entrambi riesce a passarne due in una sola frenata, recuperando un po' dalle difficoltà di inizio weekend e mettendosi in settima posizione. Direi un ottimo inizio gara per essere la prima gara in Aeronasca. Intanto Dombrowski ha recuperato terreno su Claudio, prova a passarlo fin da subito. Cappe gira più largo e il numero 66 esce decisamente meglio. Sono fianco a fianco verso la 5, nessuno molla ma non si può fare in due, così Claudio frena per primo e lascia sfilare, ma quel tocco lì sul cordolo manda Dombrowski sulla ghiaccia. Può tirare un sospiro di sollievo. La fuga di Claudio per salvare la quarta posizione alla fine prosegue per altri 4 giri, da qua in poi la ruota inizia a girare finalmente a suo favore, anche Dombrowski perde il posto e ritrova la ghiaia un'altra volta, facendo prendere a Claudio ancora più spazio. E in più fu il cursiello, per cui è decisamente il momento per riprendersi un attimo. Tutto è questo. Toffel con il furcusello si è trovato nella posizione di poter lottare per la vittoria, ma alla ripartenza Dubek lo ha spiazzato costringendolo a forzare. Come dicevo prima, è un attimo, in un paio di curve la sua gara è passata in difensiva per non finire terzo. Per Claudio vuol dire avere la speranza che dalla loro bagarre possa crearsi un vantaggio per lui. Al giro successivo Toffel si trova costretto a cedere il passo di Schöber, che lo supera al primo tentativo, e oltre al danno pure la beffa, 5 secondi di penalità per track limits, che per Claudio significa soltanto una cosa: martellare come un fabbro e prendersi il terzo posto. P3 l'aggiunta! Sabato ci ha fatti tornare in albergo con il sorriso stampato in faccia e grazie all'ottimo risultato di Claudio abbiamo scordato momentaneamente le difficoltà di Vladi in gara 1. Ci pensa però la domenica a riportarci con i piedi per terra, a ricordarci che non è sempre tutto rose e fiori, podio e champagne, a ricordarci di che pasta bisogna essere fatti per amare e dedicarsi alle corse. A very quick one. It seems like you're having a lot of fun here in Valencia, right?
Yes, I'm not used to have so much fun. I hope today, because yesterday no one expected it, so no pressure. Today everyone, oh, can't try to repeat, you have to repeat. So a little bit of pressure. I hope, no mistake, the guys in front have a good pace. I haven't yet this pace. So Sad But True, I hope in some mistake. Sad But True, that's a Metallica, yeah, Metallica reference. All right, let's go back. Esattamente nel vivo di gara 2, vi anticipo subito che vedremo questa gara in maniera piuttosto sbrigativa in quanto il pezzo forte in gara pro, ma mi sembra giusto però dare il meritato spazio alle prestazioni di Claudio nella prima metà di gara. Kappe parte da subito molto esterno mettendosi in una posizione di vantaggio rispetto a Schubert che è il più interno e questo lo premia perché in curva 2 è già a quarto e pronto ad attaccare Toffel. Tiene l'esterno in una posizione molto scomoda ma perfetta per difendersi o attaccare in curva 3 e proprio come in gara 1 è già due posizioni avanti. Toffel ha subito Schubert che gli punta il coltello alla gola e Claudio può pensare a inseguire i primi due anche se vedremo che il loro passo sarà più veloce. Al secondo giro una svista di Claudio lo mette in una posizione scomoda e Schubert non vuole sapere di aspettare. Kappe prova a chiudere ma senza forzare troppo la cosa. Così due pacche sulla spalla e la 5 si ritrova di nuovo a fianco di Toffel che riesce a tenere dietro esattamente come al giro prima. Poco dopo però si trova a dover cedere il passo anche a Toffel, da punto a capo, tutto da rifare. E non solo, prima di pensare a un eventuale recupero deve levarsi di dosso Müller e Krasonis. Claudio ora non sembra nelle migliori delle condizioni. Giro seguente ritorna l'errore in curva 1, anche questa volta gli costa caro, trovandosi Miura all'esterno e Thomas Krasonis appiccicato dietro. Claudio riesce ad avere la meglio ed uscire bene dalla 2, così si scrolla di dosso uno ma resta l'altro. Sad But True, per nostra fortuna Kenko si tira fuori dai giochi da solo, perdendolo sul cordolo e finendo bloccato dentro la ghiaia. Questo però non impedisce a Krasonis di attaccare e sorpassare Claudio qualche curva dopo, un'altra posizione persa. Ora inizia a essere un po' troppo, ma non finisce qua. Una volta di nuovo sul rettilineo ancora non è stata data nessuna bandiera per l'uscita di pista di Kenko Miura, così Claudio ne approfitta e con una manovra chirurgica colpisce il numero 46 di sorpresa, andandosi a riprendere la posizione, non senza qualche gomitata per tenersela stretta. E tutto questo fortunatamente giusto appena prima dalla full cursiello. Dopo un momento per riprendere fiato, da qua in poi la gara di Claudio per fortuna sarà in discesa. Tenendo un passo costante è andato a posizionarsi in una terra di mezzo sempre a 3-4 secondi dai primi 4 e a 3-4 secondi davanti agli altri. Questo gli ha permesso di concludere la gara senza troppo stress, portandosi a casa un quinto posto overall e di nuovo una prima posizione nella classifica Legend. Ma è proprio qua che volevo arrivare, alla gioia pre-gara, gli spalti pieni, i pompon che vibrano, facce allegre e vogliose di spettacolo. L'unico desiderio è l'intrattenimento e nessuno pensa più né al rischio né alla paura, inconsapevoli di quello a cui stanno per assistere. È un istante, solo un battito d'occhio qualche da dentro un'auto da corsa ti separa dal trovarti come travolto da un'onda anomala. Passeggero di una scatola di ferro che fino a poco prima era il tuo strumento per trovare la gioia e ora, dopo averti cacciato in un bel casino, fa di tutto per proteggerti. Vladi rientra in box tra un trionfale applauso di sostegno, non senza qualche segno di un bello spauracchio. Non deve essere di certo bello. Ma queste sono le vere corse che tanto ci piacciono e vanno prese così come sono. Molto spesso si rema e si fatica, meno spesso si gode e gioisce. Ma quando lo si fa, puff, quanto è piacevole. Da questo punto in poi del weekend ho scelto di smettere con le riprese. A causa del morale non era di certo il caso di scherzare o giocare. Certo, a posteriori o da uno schermo è tutto figo e eroico, ma posso assicurare che lì per lì c'è solo da stare calmi e rispettare il momento. Rispettare chi l'ha rischiata grossa e ora ha un conto salato da pagare. Chi deve sistemare tutto e chi farà le ore piccole per aggiustare ogni cosa. Io non posso fare altro che ringraziarvi di aver scelto di ascoltare la nostra storia, che di certo non si è conclusa a Valencia, anzi, è solo appena iniziata.